Acqualagna, provincia di Pesaro Urbino, Bonsai Film & Visual Festival, prima edizione 2014. L'idea del Bonsai Film Festival è nata praticamente da una provocazione del sindaco Pierotti, che mi ha detto: dai Danilo, abbiamo rimesso a posto il cinema, abbiamo buttato sul digitale 4K, abbiamo la tecnologia, perché non facciamo qualcosa di incredibile e di bello? E allora siamo partiti con l'idea di fare praticamente un festival di cortometraggi, e i corti ci sembravano un po' solitari lì da soli, e abbiamo pensato di creare una cornice ben più ampia, quindi di creare un festival di arte visuale da lanciare in piazza. Quindi la piazza attirava i giovani, e poi mentre godevano dell'arte visuale si godevano anche i cortometraggi. Questa cosa un po' ci è sfuggita di mano, perché credevamo che non arrivassero tanti corti, e ci siamo ritrovati dopo 3 mesi con 1076 corti, pensate, che provenivano da 71 paesi, una cosa incredibile. E niente, poi ci siamo finiti dentro, e adesso è la prima edizione del Bonsai Film Festival. E ci siamo finiti dentro con altri due ragazzi che hanno partecipato. Praticamente c'è Daniele Galvani, che è il responsabile del Bonsai Film Festival, proprio dei cortometraggi e della kermesse filmica, e c'è Michael Formica, che è responsabile praticamente dello spazio off. L'idea dello spazio off, come ha detto bene Danilo, è nata da un'esigenza di creare una cornice molto ampia legata al mondo del cortometraggio. Non a caso il nostro intento è stato quello di prendere l'arte del cinema e scomporla in tante piccole parti, quindi le mostre fotografiche, mostre illustrazione, arte in movimento, quindi immagini in movimento come quelle dei writers, troviamo la musica, che è sempre fatta a contorno all'interno dei film, e quindi questo è un po', diciamo, il riassunto dello spazio off: prendere quello che è il cinema e scomporlo in tante piccole parti e creare una cornice proprio per i giovani. Oltre a tutte queste manifestazioni abbiamo anche legato le varie attività che hanno intrapreso i commercianti per arricchire il festival, e in più abbiamo anche instaurato l'Instagram Day. Tramite dei ragazzi di Pesaro abbiamo creato questo percorso, che è iniziato il 1 maggio e finisce il 15 giugno. È un contest appunto legato a Instagram, in palio c'è un viaggio. Sono Luigi Campanelli, l'assessore alla cultura del comune di Acqualagna. Sono un anziano, la mia formazione è avvenuta a Roma e ho gestito degli spazi formativi per l'arte, quindi sono molto contento che dei giovani di Acqualagna abbiano preso questa iniziativa, e io li ho seguiti dal punto di vista organizzativo, perché sia un livello alto dal punto di vista della qualità delle cose che avvengono, e mi piacerebbe che loro non si disunissero in seguito, perché questo può diventare un format, una start-up, credito professionale per questi ragazzi. Acqualagna diventa come un set cinematografico, tutto quello che riguarda la figura in movimento riferita al cinema e quanto il cinema può dare alle arti figurative, così come le arti figurative hanno dato al cinema. Quindi sono orgoglioso di questi ragazzi.